Ciao amici, bentornati al mio canale. Oggi voglio far vedere il rivaso di questa portura cariafra. Ho trovato un vaso che secondo me era adatto a lei. Questa portura cariafra è da un anno e mezzo in questo vaso. Era già stato divisa da un'altra precedente pianta. Guardate il video anche nella playlist. E adesso andremo a vedere come rivasarlo passo a passo. Prima di tutto una foto di com'era. Ecco, ha fatto dei miglioramenti, questo in un anno e mezzo. Ora andiamo a vedere il rinvaso. Ok, andiamo a tagliare, abbiamo il filo di rame che sotto la tiene fermo il vaso. Dov'è? Questa pianta aveva già un bel piede e avendola messa in vaso basso e con poca terra dovrebbe aver fatto allargato il nebari sotto. Ora andiamo a togliere i fili di ferro che stavano dentro per tenerla ferma, stecchino, e andiamo a togliere tutta la terra in eccesso. Oh, vedete che viene fuori, si vede il piede, inizia a vedersi tutte le nuove radici che ha fatto. Ecco, la mia intenzione non è proprio del tutto fare la radice nuda, lo dico, è un falso rinvaso. Però cerchiamo di far uscire il piede. Il piede è la parte più particolare dei bonsai, anche quindi farla vedere, uscire dalla terra è importante. Ha fatto un sacco di nuove radici. Ecco qua. Eccolo qua. Vedete? Perfetta, ha fatto nuove radici, si è allargato il tronco da sotto, perfetta. Ora prepariamo per il rinvaso. Appoggiamo la nostra bella piantina. Queste retine per evitare che la terra mi scenda sotto. Quindi filo di ferro, più grande. Questo è più resistente di questo è poco sottile. Facciamolo passare così. Voilà. E andiamo a bloccare sotto. Stesso discorso con questo. Retina. Filo. Passare bene, ecco qua, e andiamo a bloccare. Ora parti in eccesso, togliamole. Ok, fatto. Ora ci serve il filo per tenere la pianta salda al terreno, non ne serve tanto perché il vaso è basso. La portula caria è una pianta che ricordiamo tutti, è una pianta grassa, quindi si presta a qualsiasi tipologia che voi vogliate fare, a qualsiasi stile, a qualsiasi modo la vogliate fare. La portula caria afra viene e dà ottimi risultati. Nella mia collezione, come vedete negli altri video, abbiamo la scopa rovesciata, abbiamo il boschetto, abbiamo vari tipi di su roccia, quindi può venire in qualsiasi maniera. Io poi ti dà grandi soddisfazioni perché ti dà comunque la sensazione di un mini alberello reale. Infatti se questo, adesso andando a gonfiare la coppa e anche questo laterale, verrà sicuramente una bella pianta. Thank you.
Ecco qua, il vaso è pronto, retina, filo, manca il substrato e la pianta. Substrato uso Acadam con terriccio universale, perché ho notato che queste piante sia in terra che in terriccio universale crescono una meraviglia. Solo Acadam no, perché è poco nutriente. Quindi andiamo a fare in fondo, va fatta una montagnetta iniziale centrale. Non andrò a tagliare nessuna radice, non voglio tagliare le radici, voglio che si allarghino. Quindi andremo a mettere la piantina al nostro centro, forse un po' più di terra perché così sale e si vede il nevare, che è la parte più interessante della pianta naturalmente. Allarghiamo un po' le radici in modo che vadano a raggiera. Andiamo a sistemarla. Perfetta, mi piace. Un po' inclinata in modo che così riusciamo a valorizzare anche questo ramo. E adesso non ci resta che andare a chiudere i fili. Tenaglia. Già la pianta è stabile. Ora andiamo con lo stecchino a far entrare per bene le radici, mischiare bene al terreno. Perché così non ci si creano spazi vuoti fra le radici e il terreno rimane ben compatto. Okay. Andiamo ad aggiungere. Okay. La pianta è però stabile, quindi al momento possiamo chiudere per bene i fili, in modo che la pianta rimarrà bella ferma. Io poi ho dei gatti, quindi le piante mie devono essere tutte bloccate, perché sennò le piante me le ritrovo fuori dal vaso. Così è bella stabile e questa è la prova. Andiamo a togliere il filo in eccesso, ultima stretta. Ok. E andiamo a mettere tutto un po' di terra. Sopra io aggiungo la vecchia terra, quella umida, mi fa dello strato.
eccolo qua. Fatto. Questo è stato un rivaso semplice. L'importante è le regole base, sono la retina e il filo che tiene legato, che tiene legata la pianta al vaso, per dare la pianta la possibilità di crescere senza doversi preoccupare di strapparsi le radici ogni volta, ogni movimento. Ora io anche questi sassi ce li metto, ma giusto per una decorazione alla pianta, perché sinceramente non ne ha bisogno, la pianta si regge tranquillamente da sola. Ecco fatto. Do una pulita e vi faccio vedere il risultato. Ed eccola qua, insieme alle sorelline. Rincasata insieme alle altre.